anche se la partita non valeva, non aveva un peso, voi ci avete provato fino alla fine. Sì, penso che l'abbiamo affrontata un po' a scariche questa partita, però alla fine dopo ieri ci poteva stare, perlomeno io parlo per me stessa, ho avuto un po' un calo nervoso che magari non mi aspettavo prima della partita, però me ne sono accorta durante. E vabbè, l'importante era comunque, ci siamo lottati gli ultimi due set, e era trovare un po' il nostro gioco verso la fine e niente, noi vediamo Yokohama come andrà. Guardando verso Yokohama, già 11 partite, quasi il girone d'andata di un campionato, massacrante questo mondiale dal punto di vista fisico. Non si può dire altrimenti, io ovvio che è un po' un peccato magari arrivare alla fine dopo aver giocato tutte queste partite, bisogna giocarsi le partite più importanti, perché penso che tutte le squadre siano stanche a questo punto e bisogna impegnarsi il doppio per magari avere una prestazione che si poteva avere una settimana e mezza fa, anche due. E non so, anche il mio pensiero va a tutte quelle ragazze che si sono infortunate durante questo mondiale. Adesso un po' mi tocco perché non vorrei capitasse a me, però insomma penso che un pensiero a loro sia un po' dovuto, perché bisognerebbe farsi qualche domanda, insomma non penso sia normale una cosa del genere, nessuno ne parla, nessuno dice niente, ma alla fine il fisico è nostro e mi dispiace per appunto le ginocchia, la spalla, le partite, e poi anche questo magari si riflette anche durante il campionato, perché alla fine quest'anno ci sono stati tanti infortuni. L'Italia per il momento comunque ha guadagnato un sacco di simpatie, amicizie, persino il Presidente della Repubblica che ieri ha twittato. Che effetto ti fa questa cosa, questo entusiasmo anche così da lontano da casa? Sì, fa piacere, soprattutto perché stiamo giocando all'altra parte del mondo e magari come orari non è semplicissimo poterci seguire, in realtà lo stanno facendo in tantissimi e noi siamo impegnate al massimo per esprimere il nostro gioco. Dobbiamo continuare così, pensando a noi stesse e basta, per cercare di far felici tutti quelli a casa.